popolo bianconero refrattario al bianconero torinese, ma così innamorato del bianconero senese, anzi dei bianconeri senese, che stasera parleremo anche della Pianese, ovviamente sono bianconeri anche loro, a parte gli scherzi, però cioè abbiamo, diciamo, uno studio ridotto ma di grande spessore. E quindi io saluto Filippo Meattini, che fa parte, diciamo, della nostra famiglia da poco, ma insomma si è fatto subito notare, e con lui parleremo appunto di tante cose, perché c'è da parlare della partita, l'ennesima partita vinta dalla Roma in trasferta, la quinta consecutiva, ormai una striscia incredibile, e poi anche della partita di domani, perché oggi è la vigilia di questo derby assolutamente inedito che vedremo domani sera, ovvero quello con la Pianese, Siena e Pianese, tra i professionisti non si sono mai incontrati. Direi di guardarci subito gli highlights, così almeno ci daranno uno spunto di riflessione immediato. Gli highlights della partita. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. La Robur si conferma squadra da trasferta, finisce 0-1 la sfida a Crema contro la Pergolettese, piegata da una rete all'88esimo di Ortolini. Si tratta della quinta vittoria esterna su 5 per la truppa di Dal Canto. Neanche il Monza ha fatto meglio dei bianconeri. 9 gol fatti e solo 2 subiti, con Confente che porta a 360 i minuti di imbattibilità esterna. Entrambe le squadre adottano il 3-5-2, arbitra l'incontro il signor Francesco Luciani. Con le immagini andiamo subito al 23esimo, grande occasione per la Robur su punizione. Serrotti tocca per Gerli, gran destro angolato, e Ucadda non riesce ad intervenire sotto rete. Ancora su punizione Robur in avanti al 28esimo, stavolta è da Silva a calciare, il suo tentativo è da dimenticare. Al 33esimo, sempre su calcio piazzato, è Cesarini che colpisce la barriera, sulla ribattuta Serrotti sparacchia alto. La Pergolettese prova a farsi vedere in attacco collezionando 3 corner consecutivi che fruttano solo un'azione pericolosa sventata da Da Silva. Ancora Da Silva dopo un bel frase tra Gerli e Serrotti, prova il tiro della distanza, para in due tempi Romboli un po' impacciato. Robur che inizia molto bene il secondo tempo, al 48esimo prende palla a Cesarini, cede a Da Silva che smista molto bene per Guidone, tiro cross dell'attaccante ma Cesarini si fa anticipare. Al 58esimo anche la Pergolettese ha la sua grande occasione, Agnelli si trova in ottima posizione per calciare, botta a raso terra sulla quale Confente non si fa trovare impreparato. Al 60esimo Dal Canto cambia, dentro Arrigoni e Polidori, fuori Serrotti e Guidone. La partita è saldamente in mano ai bianconeri che continuano la loro intensa azione offensiva, al 66esimo con un'azione Migliorelli a Rigoni e al 70esimo con un tiro di Da Silva che però è ancora impreciso. Un minuto dopo Polidori sfiora la rete di testa su un bel cross di Ucadda. La Pergolettese prova ad uscire dall'assedio ma non concretizza nulla di buono. Escono Cesarini per Ortolini e Da Silva per Dauria. Al 73esimo grandissima occasione per la Robur, Arrigoni, grandissimo impatto sulla gara il suo, serve una palla per la testa di Ortolini. Neanche un minuto e la difesa di casa sbaglia, ne approfitta ancora Ortolini che sfiora il palo con un bel diagonale di destro. La Pergolettese prova a sfruttare un po' di spazio che la Robur concede e si fa viva con Morello che vede il movimento di Franchi che però si trova in offside. Al 79esimo i bianconeri chiedono il calcio di rigore per un presunto fallo su Arrigoni, la partita è ormai a senso unico. Fioccano le occasioni e Gerli prova il tiro da posizione interessante ma colpisce male la palla. Subito dopo molto bene Dauria nello spazio a Panizzi che crossa, Migliorelli non prende bene il tempo di testa. Sei veramente in mezzo, c'è Migliorelli sul secondo palo di testa.
Ora Robur è ancora occasionissima per la testa di Polidori su cross di Migliorelli, ma il portiere si supera in angolo. All'86esimo il meritatissimo vantaggio, Gerli prova a inventare sulla ribattuta e ancora il numero 16 a servire uno smarcatissimo Arrigoni al limite dell'area. Controllo del numero 4 e assist al bacio per la testa di Ortolini, che può finalmente esultare. Grandissimo entusiasmo con la panchina che corre ad abbracciare l'attaccante bianconero. Robur che raccoglie i frutti di un attacco volitivo e intenso. Vantaggio strameritato e primo gol in campionato per Ortolini. Il resto della gara offrirà un gran tiro di Dauria che sfiora il raddoppio e un ottimo possesso palla della Robur che porta ancora una volta, e sono 5, 3 punti a casa in una gara esterna. 5 partite, 15 punti, 9 gol fatti e solo 2 subiti. Con Fente imbattuto lontano dal rastrello da ben 360 minuti. Sono numeri che, se associati alle vittorie casalinghe, sarebbero da promozione diretta. La Robur incassa il quinto risultato utile consecutivo con 3 vittorie e 2 pareggi e aspetta la sorprendente pianese per l'inedito derby in Serie C, in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Ed eccoci tornati in studio dopo aver visto gli highlights della partita vinta in casa della Pergolettese. Ora, prima di andare avanti però, vorrei fare un breve ricordo di Adriano Nardi, questo grande personaggio del calcio dilettantistico, una figura che probabilmente non esiste più, figure che non esistono più forse in queste categorie, un dirigente molto capace che nella nostra provincia e anche fuori dalla nostra provincia ha fatto molto bene, ricordiamo, e lui ha portato la sua opera al Poggi Bonzi, a Colle Valdelsa, a San Donato, quindi, ed è ricordato nel nostro territorio anche per le grandi imprese del Badesse, che insieme all'altro compianto dirigente Daniele Berni, lui produsse insomma dei risultati importantissimi, portando la squadra in eccellenza dalla prima categoria prima e poi dopo addirittura fino alla Serie D, insomma, quindi una figura veramente di spicco di questo mondo calcistico, quello dilettantistico, da cui poi in realtà ha origine tutto quello che noi vediamo, perché comunque da lì si comincia. Quindi Romulopoli e tutta la redazione di Radio Sera TV si associa al lutto per la scomparsa di questo dirigente Adriano Nardi. Dovevamo fare questo ricordo perché veramente, insomma, a noi ci piace molto e Radio Sera TV tratta anche molto il calcio dilettantistico, e quindi insomma piangiamo anche noi la scomparsa di Adriano. E, tornando alla partita, abbiamo visto questi highlights, Filippo, cosa possiamo dire intanto? Una bella partita della Robur, il risultato sicuramente un po' stretto perché le occasioni avute sono state tantissime, specialmente negli ultimi 20 minuti, veramente la Robur si giocava solamente nell'area di rigore della Pergolettese. La Pergolettese ci ha provato, ha avuto anche un paio di ripartenze buone, però poi appena c'è stata la possibilità di avere giocatori di maggiore qualità, come appunto nell'occasione del gol a Arrigoni, con molto spazio, è arrivato il cross giusto per Ortolini che non ha sbagliato. Certo, c'è da dire poi nel corso della partita Dal Canto ha cambiato anche molto e ha avuto anche molta ragione, perché comunque due degli entrati sono entrati direttamente nell'azione del gol. Dauria si è fatto notare, io sono un fan di Dauria, quindi lo dico senza a me piace moltissimo, e ogni volta che entra vedo la squadra che risponde spostando il baricentro in avanti, diventa più offensiva e quindi mi piace molto. Anche purtroppo negli highlights non c'è, ma dopo il vantaggio della Robur, a 2 minuti dalla fine ha veramente fatto un tiro eccezionale che è uscito di poco al palo alla sinistra del portiere. Quindi insomma ne è entrati molto bene, sì, tutti. Sì. Ultimamente Dal Canto i cambi li sta azzeccando molto spesso, anche perché spesso entra Dauria che ormai è una garanzia, e quindi ogni volta che viene chiamato in causa, fa bene, e anche questa volta, come hai detto te, è stato uno dei migliori in campo. Che poi Arrigoni, se parte dalla panchina, io personalmente, insomma, così, però vabbè, è chiaro che quando entra spacca la partita, anche perché il ragazzo ha carattere, è veramente eccezionale questo Tommaso Arrigoni, io non smetterò mai di lodarlo, perché anche appunto quando uno come lui, che poi fa il titolare da una stagione e mezzo, viene comunque fatto partire dalla panchina, entra e ha proprio quella verve, tutti noi tifosi della Robur vorremmo in ognuno dei nostri giocatori, no? Sì, come hai detto te, è un giocatore di carattere, è un leader,
quando la squadra non fa risultato, spesso è lui uno di quelli che ci mette la faccia e lo fa sempre nel modo giusto, e poi in campo è un trascinatore grazie anche alle sue doti tecniche, come appunto anche in questa partita contro la Pergolettese. Certo, vedo che c'è forse già il primo dei messaggi WhatsApp, voglio ricordare che potete intervenire, partecipare alla trasmissione di fatto con vostre riflessioni o domande al 339 15 20 060 per WhatsApp, un messaggino e via. Allora, secondo me anche in casa dovremmo rischiare di più e giocare più in avanti, perché le qualità offensive non ci mancano, dice Iuri. In effetti, lo dicevamo, no? Allora, con Ortolini abbiamo chiuso il cerchio, no? Sì, tutti gli attaccanti in gol. Tutti gli attaccanti in gol, seppure Polidori, Ortolini e Guidoni, solo uno. Cesarini, insomma, fa la differenza. È un po' come in quel film di Troisima, dovevano comprare il televisore per il regalo del fratello, della mamma, e lui mette 50, il fratello 1000. Ma insomma, vabbè. Comunque, però, questo è un dato interessante, perché la squadra a volte manifesta un senso offensivo anche con chi entra dalla panchina. Sì, purtroppo quasi sempre fuori casa, come abbiamo anche a volte ridetto in questa sede. Il Siena, quando è chiamato a fare la partita, quindi nelle partite interne, va in difficoltà. Quando invece è in trasferta, che può, diciamo, più giocare sull'avversario, sulle caratteristiche dell'avversario, riesce ad esprimere un gioco migliore ed attaccare anche con più uomini e con più coraggio. Allora, io inizierei a sentirci anche un po' di sala stampa, perché ci dà degli spunti, insomma, e partirei da lui, da Ortolini, perché insomma questo ragazzone sempre pronto, sempre positivo, entra e ha tre occasioni da gol, praticamente ne fa solo uno, ma insomma ha un impatto veramente molto forte. Vediamo Ortolini dopo la gara. Per fortuna stiamo riuscendo a vincere le partite in trasferta, a recuperare un po' di punti. Adesso abbiamo due partite in casa, speriamo di riuscire a fare qualcosa di più anche in casa, per trattare questo tabù che si è creato nelle partite caserine. È stata una partita maschia, ci voleva un episodio per sbloccarla, per fortuna è venuto dalla nostra parte, però comunque ritengo che sia stata una vittoria meritata. Tutte le partite per vincere, guardiamo partita per partita e vediamo, e cerchiamo di dare il massimo, poi quello che viene lo dirà la classifica alla fine del campionato. Sono felicissimo per questo gol, è il mio primo tra i professionisti, quindi c'è un sapore particolare. Poi è un gol che ha regalato la vittoria alla squadra, che è la cosa più importante, ed è quello che conta di più. Io do il massimo in allenamento tutte le settimane, poi quello sarà il mister a decidere come utilizzarlo. Cioè, io devo fare il mio, che è quello di allenarmi bene e dare il massimo in settimana. Per il resto sono a disposizione. Ortolinone, no? Parlavamo ora, mentre parlava lui, parlavamo anche noi, no? Perché le doti di Ortolini, che sembra, dice, faccio le sportellate, no? Ma mia solamente. No. Sicuramente è un giocatore che fa le sportellate, ma poi ci aggiunge anche una bella dose di tecnica, e quindi sono dei giocatori difficili da marcare per i difensori, perché prima ti danno la sportellata e poi, quando hanno il controllo del pallone, te la nascondono anche. Ecco, perché appunto, oltre al gol, due conclusioni a porta, un colpo di testa in anticipo, così quasi da piccoletto di aria, che neanche salta, e poi un gran destro che è uscito veramente di un soffio. Forse Ortolini potrebbe prendere il posto, diciamo, di Cianci, no? Che l'anno scorso neanche nel cuore dei tifosi, e già l'hanno un po' adottato. Poi i tifosi, questi che soffrono in panchina, le adottano spesso. Ascoltiamoci il primo pezzettino di Dal Canto, dove parla della squadra, della partita, insomma sentiamo un po' il mister. C'è pure l'avversario che soprattutto era in cerca di punti per muovere la classifica, però la squadra credo che abbia fatto una buonissima partita, la nostra si è creata pure parecchie occasioni per poter fare gol, poi il calcio ci sta pure, non lo fai, si dilunga il tempo che va per chi viene ansia di dover portare a casa il risultato, ma alla fine credo che sia stato meritato. È un campionato dove tante squadre giocano a 5 dietro, quindi semplice da scardinare non è come sistema, questo vale per noi, vale pure per gli altri. Si vedono un sacco di pareggi in questo campionato qua, ma si vedono un sacco di partite in equilibrio proprio per questo motivo.
ci adattiamo a quello che c'è e noi tentiamo di perfezionare il nostro modo di essere. Man mano che le partite vanno avanti, comunque siamo confortati del fatto che la squadra, al di là dei risultati, cresce, quindi il resto, di idee che vengono sempre. Della pergola tese c'avevo un'ottima considerazione, io non l'ho mai vista essere sottomessa dall'avversario, ho sempre vista fare delle buone partite, poi nel calcio si vive di episodi e di qualità di giocatori e quindi possono spostare in un modo oppure nell'altro le partite, però sapevamo che non era una passeggiata di salute. Il problema è che in Italia siamo abituati a vedere che una è ultima e una no, e quindi si dà per scontato che con l'ultima il risultato sia acquisito, invece non è così, l'hanno dimostrato pure oggi. I piedi invertiti, troviamo delle linee di gioco migliori e soprattutto riesco a portare dei giocatori che normalmente vanno sul binario per crossare dentro il campo e possono anche procurarsi, che ne so, un 1-2, l'occasione per il tiro, chiudere le azioni in modo diverso, e questo diventa dal mio punto di vista un po' più efficace, dopo è chiaro che non viene tutto e subito, però tentiamo di affinare un pochettino quello che facciamo con questo modulo qua. Raffinatezze del tecnico veneto, no, vabbè, i piedi invertiti sui quinti, no, diciamo, chiariamo questo discorso. Allora, praticamente nel modulo, diciamo, che, con cui la difesa 3, con 3-5-2, ci sono i due quinti cosiddetti, cioè i due alti, diciamo, terzini che devono fare sgobbare, no, in su e in giù, che lui mette a piedi invertiti, no, cioè mette destro, uno, il destro a sinistra e il sinistro a destra, perché secondo lui le linee di Josi possono variare, però in effetti può essere una buona idea. Sicuramente un'idea interessante, magari perdi un po' di cross dal fondo, che è, diciamo, l'azione classica in quel ruolo, però come ha detto anche Dal Canto, quando un giocatore rientra sul piede forte magari riesce a conquistare anche magari una punizione da fermo che Siena le sa sfruttare bene, o comunque un'imbucata da centrarsi, esatto, comunque anche un'imbucata al centro per la punta che taglia, diciamo. Dal Canto sta cercando un po' di essere anche meno prevedibile, no? Sì. Perché poi alla fine, soprattutto in casa, cioè, comincia a esserci, invece magari a buttare per aria un po' di schema. Dobbiamo dire che avevamo anche il pezzo in cui lui, diciamo, tra virgolette, chiarisce la polemica settimanale, perché lui ha fatto delle dichiarazioni in conferenza stampa che onestamente si poteva anche prestare a delle interpretazioni. Vabbè, ha voluto chiarire, lui non ha niente assolutamente contro la società, che non ha mai trovato dirigenti di questo spessore umano in tutta la sua carriera, quindi insomma diciamo ha stemperato questa polemica, ma ora noi, a parte sono passati ormai un bel po' di giorni, però quindi non fa neanche più notizia, però noi invece continuiamo a parlare di Dal Canto che parla di calcio giocato, e ci sentiamo l'ultimo pezzettino di Dal Canto del dopo gara con la Pergolettese, dove parla un po' di Gerli e si vede quanto sia esigente questo tecnico, perché insomma sentiamo Dal Canto. Un giocatore che ha velocità e insomma, tocco di palla, io non dico che è un giocatore di serie A, però è un giocatore estremamente istruito dal punto di vista tecnico, deve gestire delle situazioni facili per lui in modo più sereno, invece le volte che sembra che viene preso un pochettino dall'ansia della partita, noi non ci dobbiamo far prendere dall'ansia della partita, sennò combiniamo dei casini. Abbiamo qualità tecniche per poterla gestire in un certo modo, soprattutto nei centrocampisti, dobbiamo farlo un pochettino meglio. Dopo ci sta che un giocatore qualcosa sbagli, per l'amore di Dio, siamo arrivati in fondo dove abbiamo comunque premuto tanto per tentare di portarla a casa, ci sta che uno diventi anche meno lucido. E quindi insomma tecnico esigente, perché insomma Gerli, però vabbè, in sì, effetti ma sotto sotto lo adora, secondo me è amore puro quello di Dal Canto per Gerli, secondo Gerli me. Alza la testa e sa già un po' quello che deve fare, questa è una dote che forse non è neanche tecnica, è innata, come esatto. Dire, non so, quindi però è vero che un piccolo calo c'è stato, ma insomma le partite sono partite dure, intense, e un po' come succede con il Monza, anche il Siena ha un po' questo destino di affrontare squadre che cercano di fare di tutto, insomma, perché figurare col Siena è sempre carino, diciamo così, ecco, per usare. E a questo punto noi andiamo in pubblicità e torniamo alla seconda parte dell'Uropoli. Ed eccoci tornati per la seconda parte di Rovuropoli, e noi continuiamo a parlare appunto, cioè lasciamo
diciamo così, l'argomento pergolettese, ricordo la pergolettese, è quella una volta si chiama Pergo Crema, ora si chiama Pergolettese, la squadra di Crema, ormai è andata, l'abbiamo vinta anche questa e siamo tutti contenti. Ora si passa, diciamo, alla prossima gara. La gara forse più attesa dell'anno, dai. Sì, un derby. Perché, sicuramente è un inedito, no? E poi comunque è un derby con la Pianese, che in realtà avevamo già incontrato in Serie D, ma la prima volta tra i professionisti, che si presenta a Siena dopo un pareggio con il Monza, che è stata quasi una vittoria, che ricordiamo il Monza ha riacciuffato il pari al 90esimo, e perdetta di Brocchi in sala stampa è un punto guadagnato per il Monza, così ha detto. E quindi che ci dobbiamo aspettare? Secondo te la Pianese come arriverà? Come la imposterà questa partita? Secondo me ci dobbiamo aspettare una Pianese che viene all'Artemio Franchi per vincere, cioè abbastanza sicuramente, perché sicuramente in classifica è indietro rispetto al Siena, però ha espresso un gioco assolutamente positivo e non penso proprio che si farà trascinare dal gioco del Siena, ma proverà a impostare la partita lei. Finalmente due squadre si incontrano con due schemi diversi, presumibilmente dal canto farà il 3-5-2, almeno oggi al campo lo ha praticamente detto in conferenza stampa, mentre invece mister Masi, di cui poi avremo anche l'intervista, lui invece predilige un po' un rombo, insomma un 4-1-2, una cosa del genere. Comunque andiamo a sentirci dal canto oggi la prima parte della sua conferenza stampa, dove appunto fa cenno alla Pianese e ne parla. Quindi oggi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare domani con la Pianese, senza pensare a che posso o che non posso, tra virgolette, risparmiare per la partita di domenica. Oltretutto domenica, dico sempre che è peggio quella di mercoledì, perché domenica c'è un giorno in più, quindi grandi problemi di recupero da mercoledì a domenica non ce l'abbiamo. A domani, insomma, io resto dell'idea che comunque oggi avremmo fatto, che è martedì, un allenamento di ripresa abbastanza pesante, domani avremmo fatto doppio, quindi se uno deve fare 70 minuti di partita ad alto livello. Oltretutto giochiamo di sera domani, quindi abbiamo quasi tre giorni pieni di recupero, bastano e avanzano per fare una partita. Ah, io li ho visti, una squadra, come lo dissi prima, della pergolettese. Io lo so che quando uno viene alla stampa e giochiamo con la prima, giochiamo con l'ultima, sono tutte pericolose, ma in realtà la Serie C è clamorosa sotto questo profilo qua, è peggio che le altre categorie, nel senso che non ci sono grandi differenze nelle squadre, quindi alle volte organizzazione e ferocia assottigliano in modo clamoroso il divario tecnico, se c'è il divario tecnico. Oltretutto è una squadra, ne conosco pure parecchi, perché qualcuno l'ho avuto come Montaperto, insomma, Seminara, sono tutti giocatori che hanno qualità. È una partita da prendere con le molle, vengono da un risultato clamoroso, perché al 90esimo vincevano col Monza. Io dico che è pure meglio per noi, perché se no arrivavamo domani con la Pianese che sembrava come al solito tutto scontato, invece di scontato non c'è niente. Noi non ce lo possiamo permettere. La mia paura non c'è che in casa la squadra non approcci bene alla partita, perché non abbiamo vinta una, quindi pure da parte dei giocatori c'è alle volte pure esasperata voglia di dimostrare che invece non è così, quindi non corriamo il rischio di sbagliare l'approccio. Se ce ne fosse stato il bisogno hanno pareggiato col Monza, quindi è eliminato quel rischio. Come dire, Filippo, cioè grazie alla partita con il Monza avete capito voi giocatori del Siena e non avete a che fare con una squadra così da prendere a pallonate, no? Sì, sì, assolutamente. Non penso che i giocatori avrebbero sottovalutato comunque la partita, perché come ha detto anche dal canto, ancora il Siena sta aspettando la prima vittoria in casa, però appunto questo pareggio, quasi vittoria contro il Monza, leva tutti i dubbi e ci aspetta secondo me una partita di un'intensità importante. Anche che loro cosa hanno da perdere alla fine, no? Perché insomma il derby col Siena si gioca, insomma. Sì, questa è la forza di tutte le neopromosse, ovvero ti trovi in un campionato anche, diciamo, più grande di quello che la tua società si aspettava, e quindi puoi tentare il tutto per tutto, diciamo. Certo. 339 15 20 060, vedo un altro messaggio. Simona ci dice che a me è piaciuto tantissimo Dauri, anche a me. Secondo me dal canto dovrebbe dargli più fiducia, quando entra come con l'Arezzo entra subito in partita. E ha questa caratteristica, devo dire anche gli altri, perché
abbiamo visto Guidone, abbiamo visto Ortolini, abbiamo visto Dauria e anche in passato, anche partite magari meno importanti, Coppa Italia, cioè i giocatori quando entrano in generale. Sì, il gruppo sembra sano, ognuno rispetta il suo ruolo e quando entra dà il massimo, quindi appunto il gruppo sembra sano. Per quanto riguarda Dauria, dargli più spazio probabilmente è una soluzione, ma magari lui è uno di quei classici giocatori che ha bisogno di entrare dalla panchina per spaccare la partita, magari invece se inizia dal primo minuto non riesce a rendere come al suo meglio. E chi lo sa se con la Pianese magari vedremo Dauria dall'inizio, ma insomma visto che è stato impiegato anche come mezzala può anche darsi, però insomma ora vediamo. Dal canto ha mostrato in realtà ultimamente di avere un po' una formazione sola, no? Cioè perché all'inizio cambiava e ora insomma più o meno ne ha trovati 11 più o meno comincia un po' a trovarli. Allora continuiamo a vederci quello che ha detto Dal canto oggi, perché nella seconda parte di quello che ha detto Dal canto oggi si parla di schemi e di un non possibile ritorno allo schema a 4, almeno così il tecnico ha detto. Sentiamo. Sono andato cercando soltanto soluzioni di gioco diverse quando c'è parità del modulo, perché non si cozzi caratteristica contro caratteristica, quindi ci sta che rimettiamo i giocatori nel loro binario, però è una soluzione che comunque ci può dare delle cose diverse. Dipende da che viene fuori. Quando si giocano a moduli non contrapposti c'è qualche vantaggio in più per l'avversario, c'è qualche vantaggio in più per noi, perché le linee di gioco sono differenti e tra virgolette un po' più semplici, perché c'è meno pressione diretta. C'è anche di contro che l'avversario può trovare qualche linea di gioco, normalmente non trovano i moduli pari. Al lato pratico, noi con la Pistoiese il secondo tempo abbiamo avuto il 2-1 di Cesarini da una respinta di calcio di punizione e il 2-2 su una respinta di un cross che ha fatto col Tommaso. Per il resto la squadra ha prodotto poco sotto il profilo delle conclusioni, ne aveva prodotte molto di più il primo tempo quando eravamo 3-5-2, lo stesso discorso vale quando sono qua la Pro Patria, quando ho cambiato il modulo. Se ci siamo un po' arenati, diventiamo un po' più col baricentro un po' più alto, perché te lo dà il fatto che abbiamo più giocatori schierati in una posizione offensiva, quindi per forza di robe andiamo di là in un modo diverso. Non è detto che sia meglio che sia peggio, ma non credo che oggi sia il problema di questa squadra qua. Oggi se abbiamo un equilibrio, tentiamo di andare avanti con il nostro equilibrio. Non mi piace che dopo qualche risultato positivo capito ci sia la percezione di ora siamo forti, no, ora la squadra deve tentare di andare avanti per quella strada lì. Aggiungo io, deve tentare di andare su quella strada lì, anche che in effetti ha dimostrato di essere forte nelle ultime giornate, perché insomma ora lui, no, però il Siena sì. Ha dei numeri nelle ultime giornate. Sì, assolutamente, il Siena è una grande squadra in questo campionato e Dal canto ha ribadito che lui ricerca l'equilibrio soprattutto, e evidentemente questo modulo 3-5-2 lo convince di più sotto questo aspetto. Poi è chiaro che magari quando c'è bisogno di sbloccare la partita si può anche passare a 4 dietro in corsa. Non sembra intenzionato a farlo dal primo minuto, adesso arriva la Pianese che di solito gioca con il 4-3-1-2, sì. Che sarebbe appunto il modulo di Dal canto, sì. Però come ha detto probabilmente non ritornerà sui suoi passi e rimarrà sul 3-5-2. No, anche perché poi probabilmente questa squadra in questa maniera di gioco, comunque al di là dei risultati, che comunque ultimamente ci sono stati, ha dimostrato forse anche un po' più di personalità, perché lui cercava anche un po' di identità, no? Cioè, questo l'ha detto all'inizio del campionato, no? Sì, assolutamente, è un modulo che ti induce appunto a portare più uomini in avanti e quindi anche a prendersi di più le proprie responsabilità, chiaramente, perché essendo molto lontani dalla propria porta bisogna stare molto certo. Attenti. Però se la squadra continua a vincere, perché cambiare? Va bene anche rimanere infatti, con un modulo più equilibrato e quando si mettono male le cose passare ad un modulo più offensivo. Noi lo diciamo, tanto noi non siamo scaramantici, noi chiaramente questa sottile diciamo nervatura c'è nel sistema, perché non abbiamo ancora vinto in casa, ovviamente non ne possiamo più, e soprattutto stiamo riflettendo su come se la Robur avesse interpretato meglio delle gare casalinghe, chissà dove sarebbe ora, perché insomma con 5 vittorie fuori casa, insomma non abbiamo mai vinto in casa, ci vuole poco a fare i conti, siamo a 3 punti dalla seconda, quindi insomma non è che ci voglia tanto. Si rischierebbe di essere in zona Monza. È in zona Monza, appunto, esatto, e quindi insomma c'è diciamo questo
problema che ci vogliamo togliere tutti, e prima o poi accadrà. Però ecco, la difesa sicuramente quella ha goduto più di tutti da questo modulo, perché nelle ultime sei gare il Siena 0-50, nel senso ha preso 3 gol in 6 partite, prima molte di più, quindi insomma... Con Fente 360 minuti di imbattibilità, quindi esterna, esatto. È chiaro che là dietro il Siena è messo bene, è difficile fargli gol, quindi probabilmente Dal Canto ha assolutamente le sue ragioni per non voler cambiare modulo. Vedremo se arriverà questa tanto agoniata vittoria in casa. Se così non fosse, non so, magari cambierà idea, ma non ne dubito. No, vabbè, lì si cambia lo stadio, cioè si va a giocare da un'altra parte, cioè, perché forse no. Dicevamo di Confente praticamente inattivo per tutta la partita, nell'unico tiro, veramente una buona occasione della Pergolettese, presente, questo è importante, perché a volte esatto. è un po' una fregatura. È così che si vedono i grandi portieri, non sono solo quelli che ricevono 20 tiri e ne parlano 15, ma sono quelli che magari vengono chiamati solamente una volta in causa durante 90 minuti, ma rispondono presenti e salvano il risultato della squadra. Certo, per snocciolare un po' di numeri dobbiamo dire che l'unica squadra insieme alla Robur a non aver perso mai nelle ultime 5 partite è il Como, e che nessuna squadra di tutte le 60 squadre di Lega Pro ha mai vinto tutte le partite in trasferta. In questo momento l'unica è la Robur, non sarà un pannicello caldo, però comunque noi ci si scalda. E la Robur è vicina anche al record della Juventus. Sì, perché in Serie A il record delle vittorie fuori casa è di 6 della Juventus, manco a dirlo, ne è fatto nel 76-77, cioè quando Dal Canto forse non è neanche nato. Però insomma, ecco, va bene. Invece, per parlare ancora della Pianese, abbiamo ancora tempo, io andrei a sentire questo tecnico, e poi c'è anche una storia di campo molto bella, Masi, l'allenatore della Pianese. Andiamo a sentircelo. Intanto è stata sì una buona prestazione, però abbiamo l'obbligo, perché il tempo ci dice questo, di archiviarla, di prepararci al meglio a un altro scontro importante contro una formazione importante, con ambizioni importanti, e dove noi bisogna andare come sempre alla ricerca di qualche punto. Ma è ora, evento storico sì per gli amanti di queste cose, però è una partita... È una partita di calcio importante per noi, perché dobbiamo dare continuità, dobbiamo muovere la classifica, dobbiamo dare continuità alle prestazioni, quindi è una vetrina importante per noi e cercheremo di onorare questa partita al meglio, di metterci tutte le nostre qualità al 100% per cercare di far bene. Una squadra importante, io credo che questa sia una casualità che il calcio a volte propone, ma non è... Non credo molto a atteggiamenti diversi fuori casa o in casa, a volte le partite vivono su episodi, quindi magari degli episodi avuti contrari in casa, degli episodi più in più avuti a favore fuori, ma è una squadra di valore, ben allenata, ben organizzata, con individualità anche importanti, quindi bisognerà prepararci bene, essere, giocare con personalità e con coraggio come abbiamo fatto con il Monza. Vitali rientra sì dalla squalifica, ma non è ancora pronto perché ha un piccolo fastidio ancora al ginocchio. Figoli è rientrato a tutti gli effetti nel gruppo e oggi anche Benedetti Lorenzo ha fatto allenamento con il gruppo. Noi abbiamo fatto, lo dissi già, un errore tempo fa di pensare a più partite alla volta, invece noi dobbiamo concentrarsi partita dopo partita, scegliere gli uomini più idonei a questa partita, che hanno magari meno stanchezza, che hanno in questo momento un pochino più di brillantezza di altri, e poi penseremo da mercoledì sera, no perché è tardi, ma da giovedì mattina cominceremo a pensare all'Olbia. Ma no, invece, Masi, dopo la partita c'hai da tornare a casa e in pullman ti pensi alla partita dopo, no, non lo so, vabbè. Allora, la simpatia per la Pianese non la nascondo, perché veramente è una compagine che ha raggiunto un risultato incredibile e sta onorando veramente in modo eccezionale il suo campionato di esordio tra i professionisti, quindi una realtà... di tutto rispetto, cioè possiamo dirlo, no? Sì, poi anche come ha detto Masi,
tutte le partite le affrontano con coraggio e personalità, quindi non è che siccome sono le neopromosse hanno paura o timore di andare in campo, ma anzi vogliono impostare loro la partita e spesso riescono anche in imprese come quella contro il Monza. Che poi hanno dei numeri interessanti, no? Prima curiosavamo un po' tra i numeri della Pianese, perché c'è, non voglio dire come il Siena, perché il Siena vite tutte, però insomma anche lì c'è uno squilibrio, no? Sì, c'è uno squilibrio importante perché i gol in totale sono 10 e 7 sono fuori casa, quindi anche la Pianese evidentemente si trova più a suo agio lontana dalle mura amiche, come appunto sarà contro il Siena, perché si gioca all'Artemio Franchi, quindi diciamo che il vantaggio campo è ribaltato questa volta. È ribaltato, ricordiamo anche la Pianese, in realtà ha fatto due vittorie fuori casa e una in casa, e due pareggi, quindi insomma anche la Pianese ha, diciamo così, un cammino fuori casa migliore di quello in casa, quindi insomma, però sicuramente è una squadra da prendere con le molle, perché poi c'ha tanto entusiasmo, tantissimo entusiasmo, e poi c'ha questo allenatore, vorrei spendere due parole su Masi, perché questo è veramente un uomo di campo, di quelli veri, giocatore che ha vestito maglie importantissime, Napoli, Torino, Genoa, Pistoiese, Pisa, dove in realtà ha avuto un rapporto ancora più profondo perché ha allenato anche la Beretti, è subentrato quando venne esonerato Cabrini in un campionato 2004-2005 mi sembra, e poi giovanili della Samp, dello Spezia, esatto, poi è andato ad allenare il Viareggio. E ha riportato il Pontedera in Lega Pro dopo alcuni anni, quindi il Pontedera ora è in Lega Pro grazie alla sua promozione, e soprattutto la Pianese, perché insomma portare una squadra così, una società così piccola che non aveva mai neanche sfiorato, diciamo, il professionismo, è una grandissima impresa. Quindi uomo di campo, con partite da giocatore difensore in Serie A, in Serie B, promozioni dalla Lega Pro alla Serie B, Catanzaro, insomma uno, Piacenza, uno veramente che ha girato tanto. Allora si dice un uomo di campo, secondo me lui è proprio lui, sì, no? Sì. Ma anche l'atteggiamento che ha nelle conferenze stampa. Assolutamente, no? Sì, si vede che è uno che ne ha viste molte, la sua esperienza e il suo curriculum lo precedono. Fa un po', diciamo, il babbo, ecco, insomma, no? Cioè, lo vedi, è una situazione così. Comunque, devo dire che, però, in questo caso, la Robur questa partita la deve un po' azzannare, no? Perché poi ne avrà un'altra in casa con la Provercelli, quindi l'occasione è molto ghiotta. Sì, sì, la Robur deve trovare i tre punti, perché anche per la classifica, perché non scordiamo che la Robur è a quota 17 e il secondo posto è solamente lì, a tre punti, a 20. E il secondo posto è il primo delle squadre, diciamo, normali, perché poi c'è il Monza 24, quindi i tre punti sarebbero fondamentali per il Siena, perché ribalterebbero la classifica. Sì, anche perché poi qualche piccolo balbettio in cima alla classifica c'è stato, no? Monza che pareggia al 90esimo, ricordiamolo ancora una volta, con la Pianese a Grosseto, un Renate che perde una partita, insomma, un po' rocambolescamente, nel senso era in vantaggio ad Alessandria contro la Juventus Under 23 e andava sotto 2-1, quindi comunque ha, diciamo, perso un po' di terreno, e quindi insomma noi potremmo essere tra le squadre che approfittano di questo. Diciamo che se la Robur fa due buone prestazioni con un buon bagaglio di punti in queste due partite, rischia, diciamo, di mettersi lassù dove poche possono stare, no? Assolutamente sì. Chiuderebbe questa prima fase fino, diciamo, a gennaio in una posizione molto importante. Benissimo, allora noi ora ci lasciamo per pochi minuti, state con noi perché tornerà la terza parte di Roburopoli. Torniamo in studio per l'ultima parte di Roburopoli e ora io vorrei inviterei la regia a mettere le azioni, diciamo, tutte le azioni del Siena messe insieme con la Pergolettese, perché più o meno, diciamo, dalla fine del primo tempo, ecco, vediamo, qui siamo, ecco, al 43esimo, mi manca un paio di minuti a fine del primo tempo, iniziano queste azioni a gol. Abbiamo visto il tiro di Da Silva, ancora Da Silva. Qui è quando nel contropiede c'è la palla in mezzo che Cesarini non arriva. Qui Migliorelli. Si è fatto vedere un po' di più rispetto alle ultime partite. Qui partita, la sua, mette anche un lì, bel cross per Arrigoni. È una buona occasione, in realtà
per la Robur. Qui c'è Da Silva che colpisce, da Silva male. Che colpisce male da buona posizione, comunque si può definire una buona occasione, e questa è una buona occasione, sì, di Polidori. Polidori. Purtroppo è mancato il gol di Polidori, che ha avuto diverse occasioni. Qui invece dovrebbe arrivare il cross di Arrigoni, un'altra bella occasione anche questa. Colpo di testa di Ortolini, sì, esce di pochissimo. Qui errore della difesa della Pregottese, ancora Ortolini, ancora vicinissimo al gol. Lo ha cercato proprio. Questo è il cross di Panizzi, sul quale la Robur ha chiesto anche un rigore, anche se non mi sembra ci sia. Vigelli da buonissima posizione. Impatta male la palla, vorrei dire, insomma, se la prendeva qui. Dauri allancia benissimo nello spazio, ancora una volta Panizzi, e qui forse Migliorelli poteva fare meglio. Qui ancora Migliorelli e crossa, grande colpo di testa, grande risposta anche di del Polidori portiere. E grande parata del portiere. E qui vabbè, il gol, qui c'è Gelli che non si arrende. Arrigoni solo come un camionista nell'aria, e poi solo anche Ortolini. Esatto. Vabbè, la Pergolettese qui veramente roba da ditate negli occhi, come dice il famoso terrorista livornese. Vabbè, la grande gioia di Ortolini, e noi ricordiamo che Ortolini il primo gol appunto tra i professionisti, il primo gol nel Siena. E quindi, insomma, questo per dire circa una decina di azioni da gol, insomma, è stata abbastanza intensa questa fase offensiva questa volta. Praticamente, no? Dal 50esimo, 60esimo la Robur ha veramente avuto una miriade di occasioni, e molte nate da cross, che sembrano un'arma buona che la Robur può sfruttare, anche il gol arrivato da cross, e anche tiri dalla distanza. Qui vediamo quello sfortunato di Da Silva, però ha trovato spazi al limite dell'area, che insomma sono occasioni. Poi non abbiamo messo volutamente delle azioni del primo tempo, ma non perché la Robur non abbia mai attaccato, ma sono state tutte molto imprecise, dei calci piazzati, è stata una punizione di Cesarini, poi un'altra ancora, insomma, di Da Silva, un'altra dove sempre di Cesarini sulla ribattuta, Serrotti ha tirato una palla fuori. Ecco Serrotti, perché Serrotti è stato sostituito forse un pochino sotto la media delle ultime partite. Sì, un po' sottotono. Però è importante. Sì, è sicuramente un giocatore di qualità. Contro la Pergolettese non è riuscito a dare il suo solito ritmo alla partita, però comunque è un giocatore indiscutibile, ha avuto anche occasioni da gol, ha colpito male il pallone, magari una giornata un po' storta, ma il giocatore ha una grandissima qualità nei passaggi, cioè a volte, insomma, ultimamente ha una grande qualità. Sì, ha una grande visione di gioco per la verticalizzazione soprattutto, spesso vede il compagno davanti a sé quando la difesa invece se l'è perso, ed è una dote assolutamente necessaria per un giocatore come lui. Sicuramente. Ora noi nell'ultima parte, come facciamo sempre, facciamo vedere anche qualche servizio molto interessante della nostra Veronica Costa, che si occupa appunto di questi servizi, e partirei con il primo, che è un'intervista a una calciatrice della squadra Robur Women, Robur Siena Women. La vediamo insieme, vediamo la nostra consueta rubrica. Nostre interviste settimanali alle giocatrici di Robur Women. Questa settimana siamo con Caterina Margheriti dopo la prima giornata di campionato di ieri. Intanto parliamo della prima partita, un pareggio, com'è andata? È stata una partita combattuta fin dall'inizio, molto, loro erano molto motivate secondo me e anche aggressive. Però ci siamo impegnate tanto, abbiamo corso molto, purtroppo non abbiamo concluso come speravamo perché è stato un pareggio e eravamo in testa, però stiamo migliorando, ci stiamo lavorando e possiamo fare sicuramente meglio. Comunque non è un risultato da buttare, ecco. Ecco, a livello di squadra come ti trovi, come si sta creando il gruppo? Il gruppo secondo me si sta formando molto bene, c'è da pensare anche che siamo una squadra nuova, quindi veniamo da più squadre, ci troviamo insieme per la prima volta, molte di noi, e, però comunque il gruppo ci stiamo ambientando e secondo me ci troviamo molto bene, siamo in continuo miglioramento ovviamente. Il tuo percorso da giocatrice come è iniziato? Io ho iniziato quasi 10 anni fa
E grazie a mio nonno che la prima volta mi ha portato a giocare e quindi ho iniziato con i maschi nel Marciano e poi sono entrata nel femminile, subito nel Siena femminile 2009 addirittura. Quindi. Poi hai giocato anche fuori Siena o sempre a Siena? No, è sempre a Siena ho giocato. Quindi essere nella Robur quest'anno che significa? È una grande emozione, ci speravo tanto e per fortuna è arrivata questa soddisfazione veramente importante. E poi molte veniamo dalla stessa squadra, alcune di prima squadra, alcune delle juniores, ma comunque già ci conoscevamo. Altre le ho conosciute quest'anno, ma la maggior parte già le avevo conosciute, quindi ci troviamo abbastanza. L'allenatrice, anche lei, mi allena da diversi anni, quindi ormai ci capiamo, tra virgolette, quindi mi trovo molto bene anche con lei, nulla da ridire. Campionato che prosegue la prossima settimana, prima partita fuori casa di campionato. Ma alcune giocatrici già le conosciamo perché anche loro giocavano con noi prima, però insomma ci stiamo preparando e stiamo lavorando duramente e speriamo vada bene perché comunque c'è un grande impegno da parte nostra. Robur Siena Women è la nostra Caterina, molto diplomatica, molto brava, già insomma impostata. Sì. Vabbè, questo campionato lo seguiremo tutto l'anno, la Robur inizierà con un pareggio, però insomma tutto fa ben pensare, c'è anche molta serietà e voglia di far bene. Un questo progetto calcio, ben costruito. Sì, calcio femminile ormai è una realtà. Vediamo un messaggio WhatsApp dei nostri ascoltatori, vediamo. Cosa? Allora, dal Sienone sbanchiamo il rastrello, è vero, palla sul gigante Ortolini e poco giro palla. Guardo con simpatia alla Pianese, non dimentichiamo che Stosa è stato sponsor del Siena, è vero, verissimo. Quando segnò Torre André Fo alla Fiorentina, dietro la porta, insomma, c'era questa pubblicità, quindi assolutamente ci associamo a questo bel messaggio che ci ha riportato anche questi ricordi veramente soavi. Bellissimo, anche il niente giropalla, palla avanti Ortolini. Palla avanti, perché insomma sto giropalla. Un'idea controcorrente, tutti sì, vogliono il giropalla, il movimento però. E c'è anche questo splendido coro dei ragazzi della curva, io amo tantissimo, e dice non vogliamo giropallo fatta senza interruzione, perché a noi quello ci interessa è il possesso del pallone, ma invece a noi ci interessa anche la verticalizzazione e tante altre cose, sono assolutamente d'accordo. Il gigante Ortolini, ma magari abbiamo scoperto una realtà. Ora Ortolini è un giocatore particolare, ha avuto una carriera particolare, non è certo di primo pelo, diciamo, però insomma è al suo esordio, quindi chi lo sa. Magari... effettivamente fino a qui alla Robur mancava il classico attaccante boa che certo. Si mette lì nel mezzo e smista un po' i palloni, che sfonda un po' di roba, no? Finora non si era visto, magari l'abbiamo trovato. Infatti, direi intanto di guardarci il quadro dei risultati, che ci sono delle partite che sono giocate domenica scorsa, così almeno cominciamo a guardare anche un po' di numeri. Era la 10ª giornata del girone A della Lega Pro. Allora, Pianese Monza 1-1, ne abbiamo parlato. Pro Patria Pro Vercelli, anche la Pro Patria insomma non si ferma, continua comunque a fare risultati utili. Pro Vercelli che domenica sarà l'avversario del Siena. Sarà l'avversario del Siena, domenica prossima, ricordiamo, due partite di fila in casa per la Robur e Pro Vercelli che poi dovrà anche recuperare una gara alla Juventus Under 23. Arezzo Alessandria 1-1, l'Alessandria era passato in vantaggio, l'Arezzo poi ha rimediato. Arezzo che continua a faticare tantissimo, è molto indietro in classifica. E vedremo insomma se si riprenderanno gli uomini di Donato, cioè se saranno gli uomini di Donato poi più avanti, però insomma speriamo che comunque lui si sia calmato dopo il derby col Siena, dove in sala stampa fece uno show di altri tempi, vuole dire. Como Pontedera, Como squadra tosta, ricordiamo insieme al Siena l'unica squadra a non aver mai perso nelle ultime 5 partite, risultati utili e poi soprattutto 2-0 al Pontedera. Pontedera era la rivelazione. Sì, Pontedera che quest'anno appunto è la rivelazione, un po' come lo fu l'Arezzo l'anno scorso, quindi il Como sì, è diciamo un po' come il Siena, che stanno facendo un percorso molto simile. Sì, squadre blasonate e quindi si rifanno vive, vediamo. Gozzano Olbia, partita vabbè abbastanza opaca diciamo dal punto di vista dell'interesse della classifica, comunque 0-0. Novara Carrarese 2-1, molto importante per il Novara questa vittoria. Il Novara aveva perso già nel Minio, che
non vinceva da 6 mesi. Novara con questo allenatore, ricordiamo, l'anno scorso allenava gli allievi nazionali vincendo il titolo nazionale, quindi insomma, per carità, però c'erano delle voci anche su di lui. Con questa vittoria, con la Canarese, una vittoria importante, sì, di prestigio, un allenatore un po' sperimentale, ma fino a qui il Novara ha i punti del Siena, esatto. Quindi, insomma, non ha fatto certo male. Pergolettese Robur, lo sappiamo, Pistoiese Gianelmino che dopo la vittoria appunto con il Novara va a prendersi un pareggio a Pistoia. Chissà se questo per Gianelmino non sia insomma un po' una rinascita in questo campionato dopo un inizio veramente devastante. L'Albino Leffe contro il Lecco, perde con tutti. Il Lecco ha cominciato col Siena e da lì in poi l'ha perse tutte malissimo. Ha perso anche la Pianese in casa 3-1, 3-0 con il Monza, 2-0 con il Siena. Insomma, il Lecco è veramente striscia negativa clamorosa. C'è andato D'Agostino ad allenare. Sì. Quindi un altro ex del Siena su una panchina del nostro girone, ricordiamo, sono già 3 a questo punto, Di Donato, D'Agostino e l'allenatore della Pergolettese, Contini, che hanno giocato tutti e 3, D'Agostino in Serie B, gli altri 2 in Serie A, Albino Leffe Lecco 2-0, e Juventus Andrea 23, Renate, l'abbiamo detto prima, il Renate, grande sorpresa al campionato, secondo posto dietro al Monza, passa in vantaggio ad Alessandria, al Mocca Gatta, ricordiamo Juventus gioca lì, questa squadra così un po' irreale, però va in vantaggio ma poi cede per 2-1. Quindi, squadra irreale ma che non regala mai punti a nessuno. No, anche perché la Juventus Andrea 23 è in una situazione molto particolare, ricordiamo che può essere promossa ma non può retrocedere in pratica, perché non può retrocedere, perché se rinnova diciamo la sua adesione alla franchigia, chiamiamola così, esatto, viene comunque ripescata. Quindi insomma una squadra con pochi stimoli, perché sì, alla fine sì, pochi stimoli, l'unico stimolo per i giocatori è quello di mettersi in mostra ovviamente, farsi vedere da qualcuno della prima squadra, hai visto mai che hanno una carenza e mi chiamano, insomma, e vabbè, capisco comunque che sono tutti giocatori un po' di prospettiva, a parte qualche vecchiarello infilato in mezzo, quindi questo però le mette un po' su un piano diverso, però onorano il campionato, tant'è che hanno battuto il Renate, quindi insomma si sono dimostrati sicuramente molto validi. Direi di mandare l'altro, prima di andare poi in chiusura con gli ultimi quadri, di vederci una piccola anteprima di una trasmissione vera e propria che Veronica Costa realizza e che noi a Roburopoli, all'interno di Roburopoli, facciamo vedere, come dire, un prologo. Ha avuto molto successo, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per queste interviste particolari che Veronica Costa fa alle vecchie bandiere del Siena, e quindi vi facciamo vedere un'anteprima di una maglia, una bandiera di questa settimana che incontra niente po' di meno che Eugenio Pazzaglia, il mito assoluto dei cuori bianconeri, tutt'oggi giocatore con più gol in maglia bianconera, tantissime presenze e tante belle storie da raccontare. Vediamo questo piccolo estratto. Al nostro appuntamento settimanale dedicato alle ex glorie bianconere, e oggi abbiamo con noi in studio il più grande marcatore della storia del Siena, 57 gol, 57 reti, 6 stagioni, Eugenio Pazzaglia, che ringrazio di essere qui con noi. Grazie a voi. La storia del Siena, diciamolo, tanti gol, tante stagioni in bianconero dal 1974 al 1980, ne parleremo, ma adesso vorrei tornare un po' indietro nel tempo, vorrei tornare alla passione per il calcio, ne parlavamo prima, una passione che resta tutta la vita. Come è nata questa passione, quando hai capito anche che la tua strada era quella di fare il calciatore? Beh, da ragazzino, perché poi mio padre era presidente della società calcio Tuoro, e poi andavo in trasferta con i giocatori più grandi e mi sembrava tutto un sogno, bello, poi correre dietro la palla è una cosa incredibile. Quindi fin da piccolo? Da sempre. Mi ricordo un Natale, mi regalarono un paio di scarpe per Gesù Bambino, e me le portai a letto con me, accanto al cuscino. Un bel regalo. Sognato chissà quanto. Prima squadra, Fano. Sì, dopo Gubbio, Fano, sì. Ricordo Fano di quegli anni?
È bello perché poi mi lanciò, andai l'anno dopo a giocare in B a Pisa, e purtroppo a Pisa, e però una bella annata quella di Fano, poi l'età, la voglia di fare, è stato un bel campionato. Veramente molto bello rivedere Eugenio Fazzaglia, che è rimasto legatissimo alla nostra città, viene spesso, è venuto anche per questa intervista, dopo ci siamo fermati a parlare anche di Palio, perché lui si emoziona moltissimo a parlare, insomma, anche della nostra festa, delle nostre tradizioni. Cioè, un giocatore proprio rimasto nell'immaginario collettivo, sì, Fazzaglia. Anche una storia, quella della sua vita, un po' d'altri tempi, anche appunto come è arrivato a fare il calciatore, poi bellissimo purtroppo al Pisa. E purtroppo al Pisa. E poi vorrei ricordare, la Juve c'ha Capello, la Lazio c'ha Chinaglia, ma il Siena c'ha Pazzaglia, e questo è stata forse l'unica volta nella storia del Siena in cui i senesi, diciamo, hanno, come dire, storpiato o comunque utilizzato un qualcosa di così tradizionale, così nostro, diciamo, all'indirizzo di un calciatore. E questo lui lo ha capito, se ne parlava, e mentre lo diceva si commuoveva, perché diceva: io ho capito. E lì, quando loro hanno fatto questa cosa, ha detto: ma allora, per me, insomma, no? Era considerato un giocatore così, d'elite. Sì, d'elite, insomma, comunque molto bella, veramente. Anche già solo questo piccolo prologo è stato bello. Dopo Roburopoli ci sarà la replica del notiziario, e subito dopo la versione integrale, appunto, di Una maglia, una bandiera con Eugenio Fazzaglia. Noi vediamo, completiamo la visione dei quadri, dobbiamo vedere la classifica che è stata generata dai risultati che abbiamo visto poc'anzi. Eccola qua. Allora, Monza che guida ancora, non certo come sembrava dovesse essere alla decima giornata, a 5 punti di vantaggio, che sono tanti, su Renate, che ha perso la partita, però, quindi, diciamo, se Renate l'avesse fatta sua, visto che era avanti, ci sarebbero stati solo 2 punti, insomma. Però comunque Monza 25, Renate 20, Renate continua ad essere assolutamente una sorpresa di questo campionato. L'Alessandria che ritorna a annusare zone importanti della classifica. Zone molto importanti della classifica. Voi mi direte: l'allenatore è Scazzola, e questi sono i misteri del calcio. a Siena Scazzola non è certo ricordato, però ha fatto bene anche alcuni in realtà l'anno scorso in quella situazione, diciamo, paradossale. Pontedera 18, sempre una squadra sorpresa, e finalmente la Robura 17 a pari con il Novara. Seguono Carrarese, Como e Propatria a 16, la Pianese delle sorprese a 12, stessi punti da Provercelli, anche se Provercelli e Juve hanno una partita in meno, Albino Leffe 12, Juve appunto 12, Pistoiese 11, Arezzo 10 punti, Gozzano 9, Olbe 8, Giana Erminio 6, Lecco 6, e chiude la classifica con una certa tristezza la Pergolettese con 4 punti, mi pare. E quindi, vabbè, questa è una classifica che ci piace. Sì, sì, un campionato aperto, nonostante appunto la superiorità del Monza, però alla fine il distacco non è incolmabile. Siamo, diciamo, a un punto dal non dover fare, dall'andare direttamente alle fasi nazionali di playoff, e questo è già tanta roba. Vediamo rapidamente anche il prossimo turno, prima di salutarci, così vediamo proprio velocemente le partite del turno infrasettimanale, mercoledì 23 ottobre. Allora, alle 15.30 c'è solamente Olbia Albino Leffe, mentre alle 18.30 ci saranno Carrarese Como, bella, gran bella partita direi, Giana Pergolettese, questo è uno scontro salvezza, Lecco Juventus Under 23, Ponte della Propatria e Renate Novara, altro scontro, diciamo, di vertice, si può dire. Scontro diretto. Scontro diretto che a noi piace, in caso di vittoria ovviamente. Mentre alle 20.45, cioè nel serale, Alessandria Pistoiese, Monza Gozzano, Provercelli Arezzo e Robur Siena Pianese. Non c'è più tempo, c'è solo il tempo di salutarci, salutare i tifosi bianconeri che hanno preferito la Robur a Cristiano Ronaldo o all'Atalanta, non so, oppure l'hanno vista tutte e due insieme, non lo so. Grazie a chi ci ha mandato il suo messaggio di WhatsApp, e grazie a Filippo. Grazie a te. Filippo Megliattini, grazie di essere stato noi. Filippo è con me anche spesso a fare Piazza Robur, che è l'altra trasmissione. Comunque, noi vi salutiamo, forza Robur, e vediamo se mercoledì finalmente stappiamo questa damigiana di ansia. Incrociamo le dita. Forza Robur.